Ci troviamo nei Colli Iberici, in uno dei fondovalle dei Colli Iberici, a breve distanza dal lago di Fimon, e siamo nello scavo archeologico di Molino Casarotto, uno scavo che risale al Neolitico Medio, alla cultura dei vasi a bocca quadrata, quindi circa 5.000 anni di calendario prima di Cristo. Questo scavo ha una lunga storia, come è lunga la storia anche del territorio che lo ospita, in quanto qui, durante la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, veniva estratta la torba, che era un combustibile povero, proprio legato alle necessità, diciamo, del periodo di guerra. Dobbiamo quindi immaginare che qui sia stata tolta torba per circa un metro, quindi il piano di campagna su cui camminavamo prima dell'estrazione della torba, prima della Seconda Guerra Mondiale, era circa un metro più alto rispetto ad adesso. Estraendo la torba vennero in luce delle strutture, dei materiali archeologici che poi vennero scavati tra il 1969 e il 1972 dal professor Broglio dell'Università di Ferrara e il professor Barfield dell'Università di Birmingham. Questi scavi misero in luce tre distinte aree, dette aree di abitazione, che sono molto importanti in quanto per il Neolitico Medio sono molto rare le strutture di abitazione ben conservate, conosciute proprio a livello italiano e forse anche europeo. Si tratta quindi di case a terra che erano costruite su delle impalcature, diciamo, le stesure di pali e di elementi lignei, quindi però comunque non palafitte ma case a terra, e furono poi studiate con la migliore tecnica disponibile in quegli anni e rinterrate. Noi siamo tornati esattamente 50 anni dopo, perché gli scavi di Broglio e Barfield finiscono il 30 settembre 1972, quindi esattamente 50 anni fa. Abbiamo fatto delle prospezioni, abbiamo individuato quello che rimaneva di un focolare fatto in grosse pietre che apparteneva alla seconda area di abitazione, e abbiamo aperto un nuovo settore di scavo più a nord, cioè in una zona che non era stata esplorata, una zona che non era ancora stata scavata. Così facendo abbiamo aggiunto un tassello di informazioni rispetto a queste strutture abitative molto importanti. Abbiamo identificato un nuovo focolare, quindi con uno spargimento di cenere, con delle superfici scottate, e attorno abbiamo rifilato la sezione del vecchio focolare che era già stata esposta e adesso la stiamo rilevando per poi procedere alle campionature. E diciamo 50 anni dopo la sfida è quella di provare a vedere cosa riusciamo a dire in più con le moderne tecniche di cui disponiamo, quindi di analisi archeobotanica, di analisi dei carboni, di analisi dei pollini, dei sedimenti, datazioni a radiocarbonio fatte su strati molto precisamente individuati grazie alla nuove tecniche, diciamo, di scavo e anche di rilevamento. Quindi la sfida è un po' quella di 50 anni dopo, appunto, sfruttare al massimo questi nuovi scavi per dire cose in più rispetto a queste importantissime strutture di abitazione. Abbiamo trovato ovviamente oggetti archeologici molto interessanti, selci di varia forma, soprattutto lame, abbiamo trovato ceramica, abbiamo trovato per il momento un'ascia in pietra verde che viene dalle Alpi occidentali, quindi ci testimonia anche dei contatti di lungo raggio, e ci addentriamo adesso nell'ultima settimana di scavo, dove contiamo di trovare anche ulteriore materiale, di procedere alle campionature che poi verranno, diciamo, studiate nei laboratori del Dipartimento di Geoscienze. Questi scavi e queste ricerche sono parte del progetto GeoDAP, che è un progetto ERC Consolidator che riguarda proprio le aree, le case, le aree di abitazione. E il progetto GeoDAP si concentra più sull'età del bronzo, tuttavia questo scavo rappresenta per noi un'occasione di affinare una metodologia di indagine su dei contesti molto importanti, molto anche complessi diciamo che ci pongono delle sfide, quindi affinare la metodologia di scavo, la metodologia di rilevamento e di rilievo e la metodologia analitica in vista degli altri scavi che poi faranno parte del progetto.